Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con God of War Ragnarok. Dunque, dobbiamo fare la giungla. Là c'è il corvo. Come faccio a prenderlo quel corvaccio da là? Ah, ma quello è dove c'era. Ok, dobbiamo fare tutto il giro. Siamo nella giungla. Praticamente abbiamo scoperto che per trovare questo secondo pezzo di clessidra della missione del fantasma dobbiamo andare da tutt'altro lato. Per andare da tutt'altro lato bisogna mettere dell'acqua, a quanto ho capito, per poter andare da tutt'altro lato. Quindi adesso proseguiamo e staremo a vedere. Si deve riempire questo qua, forse tutto d'acqua, ma poi come ci andiamo? Con la barca? A nuoto? Comunque, vediamo. Vediamo cosa succede. Chi è? Perché quel coso schifoso? Se aprissimo la diga, pensi che faremmo ritornare il fiume? Visto? Cosa ci sarà lì dentro? Quei fottuti mostri erano qua. Però qua noi non ci entriamo. Tu si rompe? No. Vieni, vieni. Un elevatore. Mi chiedo se condurrà alla diga. Vediamo. Se penso a quelle povere creature che muoiono di sete qui, io mi fa infuriare. Sfruttalo, ma non lasciare che ti controlli. Ci stiamo avvicinando, non so che cosa. Un accampamento di Seider in meno. Dov'è la porta? Come si entra senza un ingresso? Oh, famolo l'ingresso da qui. Nulla di interessante, fratello. Moneta senza perdono.
Ok. Quindi adesso si entra da lì. Bene. A quel cristallo serve un bagno nel lago, non credete? Poi lo andiamo a fare. Questi cristalli ci hanno dato un sacco di soldi per potenziarci, e quando guarda qua ancora sti fottutissimi cani. Un altro Drekkie. Male. Tutto ciò che trova in questo posto. Figlio di puttana. Ciò che giace al di sotto. Lo sentite? 96, sì, ma c'era pure un'altra missione. Quella nocca cura gli altri. Ah, dove è andata? È là sopra. Sta arrivando. Ah, ecco qua dov'è. Ecco, e state zitte. Sì, ma aspetta che mo il ritorno del fiume, non del cratere. Mo noi non del cratere, però qua, eccola qua. Aspetta, ho una storia per te. No, cazzo, questo è un altro, un terzo fantasma, Che c'è? È una storia di guerra. Tra una donna dai biondi capelli e il più potente di tutti gli dèi. Quale donna? Spiega. Ma non ricordo i particolari. Porca puttana, un'altra missione di fantasma. Avevo il vocale di Dromene e... ero emozionato? Sì, avevo fatto pace con un vecchio amico. Ma... è successo qualcosa di orribile. Temo che la cosa orribile fosse la tua dipartita, amico. So che c'è dell'altro. Tre stagni li vedevo tutti. Ti prego, aiutami a sposarmi con il mio amico. Aiutami a ricordare. Vittima di guerra, il boccale. Porca puttana. Qualcosa di mia mano. Abbi fiducia, fratello. Magari le risposte sono molto vicine. Allora, innanzitutto... mo qua, no? Sono pronto a bere nella prossima... E non ci arrivo. Come cazzo? Perché non mi fa... non ma... queste vanno bruciate al 100%. Io sono un coglione. Perché? Da qui ma non ci arrivo, eh. Ma vaffanculo. Allora no, ci arrivo. Allora va. Uno. Due. Tre. Vediamo. Ok.
Ma che cazzo? Perfetto. Sicuramente la ruota è libera. Ok. Quindi adesso l'acqua scorre. Chissà se potremo visitare nuovi posti. Certo. Dimmi, sei riuscito a trovare il mio corpo e l'altra metà del mio boccale? No. Aspetta, di qua. Qualcosa? No. Quindi, andando via da qui, ci stiamo avvicinando. Il livello dell'acqua è basso. Possiamo attraversare. Come cazzo faccio? Devo essere dritto. Da qua? Via. Siamo quasi arrivata a quest'altra missione. Devo ammazzare quel bastardo di... È lì che si nutre il Drekki. Prepariamoci, non appena inizierà la battaglia non ne avremo il tempo. Uccidi il Drekki, porca troia. Vieni fuori. State pronti. Eccomi. Che fortuna. Un altro. E indietro! Un pezzo! Schiappa! Deve crepare! Bastardo di merda! Vuoi morire? Va. Schiaffa! Dai. Come scappi? Muori. Muori, pezzo di merda, muori. La diga è stata sbloccata, il Drekki è morto. Mi pare che questa giungla stia tornando al suo vecchio splendore. E vai. Direi che abbiamo ridotto un po' la popolazione draconica di questo cratere. Posso già sentire la differenza. Gli animali da preda sono meno spaventati. Ok, quindi mo da qua abbiamo finito.
Adesso tornando indietro dovremmo passare dall'altro lato. Ok, qua questo poi gli dobbiamo portare il boccale. Se lo troviamo. Quindi andiamo. Vediamo come faremo a passare dall'altro lato. Guardate qui. L'acqua scorre. Ho capito. Hai fatto tornare l'acqua. Solo per poter vedere tutto il cratere. Già, ma con quest'acqua torneranno piante e animali. Sono sicuro che abbiamo guarito questo posto. Non era mia intenzione. Per tutte le divinità, fratello, e goditela. I corsi d'acqua e le nuove strade, propongo di fare due passi. Ma certo. Ricerca, non due passi. Ah, ma smettila. Ti sei mai goduto la natura per ciò che offre? E non solo per i tesori che nasconde? Beh, anche i tesori sono belli. Voi due siete incorreggibili. Vabbè. Via. Andiamo a vedere. Tornando indietro, adesso ci deve far passare per forza. Non ho ancora capito come passeremo. Se a piede, a nuoto, con la barca. Sembra che la nostra buona azione abbia già riportato la fauna. Oh Cristo. Ho parlato troppo presto. Una scia di morti. Ma porca troia. Questo è il drago, giusto? Raggiungi tornare la scia del drago. Si è appollaiato su quella struttura. Troviamo il modo di salire. Vediamo. Ah, ecco. C'ha la barchetta. Ok. Quindi avremo modo di andare da tutt'altro lato con la barchetta. Ora che ho trascorso del tempo ad Asgard, ecco. È strano immaginare Magni e Modi in questo posto. Sono stati allevati da Sif, no? Sembra una brava madre. Forse un po' troppo protettiva. Figlia di puttana. Non la ricordo così. Basta. Continuiamo dopo. Dopo, fratello. C'è dell'ostilità urgente. Ma che cazzo. Vieni qua. Maledetto. Ecco, e state zitte. Che brutto colpo, stai bene, fratello? Sì, sto bene. A sinistra! Aspetta, che mo lo scuoio. Pezzo di merda. Oh Dio, come ti permetti? Ok. Fottuto drago. Allora. Pezzi d'argento. Qua che cazzo, un altro fantasma. Ma porca di... Cazzo, quattro fantasmi. Cosa vuoi?
Sei un padre? Sì. Allora tu capirai. Mio figlio, questo giocattolo era per lui. Ma ora lui è morto. Quel giorno solo caos e morte. Ero terrorizzato. Cercavo mio figlio. Vi prego, aiutatemi a rivederlo nel Folkwanger. Lo aiutiamo, vero? Qual è forza? Cosa che hai visto? Statue. Due statue. Due draghi che si danno le spalle. Separati con mio figlio. Questo giocattolo mi riporterà da lui. Detto, non è vero, vabbè, la sua storia è comune in questa valle. La morte l'ha separato da chi ama. Dobbiamo riportarlo dal figlio. Va bene. Ah, sì? Ah, mi sarei aspettato qualcosa del tipo riunire i morti è inutile. Non stavolta. Comunque. BN. Ok, uno. È fatto. Deve trovare gli altri. Dove cazzo sarà? Uno è, forse uno è quello, ma manca sempre un altro. Dove cazzo è l'altro? Altare celeste per fare giorno. Bueno, mo io giorno proprio non credo che, quindi quello abbiamo fatto. Ce ne mancano due. Amico mio, dove cazzo stai? Fottuto drago. O venga su te, sfondo pure a te. Cazzo. Vediamo. Salendo. Quindi. Ok, l'abbiamo trovata pure, ne manca uno. La N credo. Dai, devi essere qua. Entra qui un attimo, vediamo. Ah, la casa di un cacciatore. Di uno incauto. E perché? Sappiamo dove vive. Credo che qui riposi la furia indomita. Forse dovremmo aspettarla, tenderle un'imboscata. Non tornerà se rimaniamo qui. È troppo furba. Ma chi è? Allora, comunque io sono venuto a vedere se c'era la lettera. Non voglio nessuna bestia indomita e cose varie. Beh, comunque non è manco qua. Puttana Eva. Niente, non è manco qua.
guarda, ogni volta ste cazzo di cose una ci fa uscire pazzi. Eccola! Guarda dove cazzo è! I mortacci sua! Qua devi sparare! Adre! Qua! Niente! Bravo! Questa? No, questa. Ok, fatto. Ok. Allora me dai, il pomo o il corno? Il corno. Bene, e adesso possiamo proseguire. E noi qua sto cazzo non si va qua. Ma qui ci va a fare un giro. Se continuiamo per questa strada, credo raggiungeremo la tana del drago. Sì. Mi assicuro che tu conosca la strada. Grazie. Lì c'è il pomo. Dobbiamo oltrepassare quei rovi. Lo so. Allora. Non ci arriva? E mortacci tua. Che cazzo. Non ci arrivo. Ah, forse da sopra. Vediamo. Dai, ma è possibile che manco da sopra? Sembra più complesso, La puttana di tua madre. Qua. Vediamo. Uno. Vediamo. Non cazzo. Vai. Grande. Via libera. Grandissimo. Ok. Siamo quasi arrivati, eh. Sussurro dal modo, attacco runico leggero, trascina tutti i nemici da te per poi rispedire in una zona specifica. La lancia.
Spacca montagna è questa, si può pure potenziare. Questa. Ah, bella pure questa qua. Danno forse stordimento. Questa no. Spacca montagna, 1, 2 e 3. Stordimento poco, vedi. Danno 3, forza 5, stordimento 2 quando lo fai al massimo. Quindi, fai vedere. Tieni danni a distanza. Li trascina così e poi li sfonda. Danno 2. Questo fa più danni di tutti. Ah, questo spacca montagne. Danno 5, forza 3, niente, allora che ti dico. Potenziamoci questo. Questa qual era? La carica, il sussurro. Lo potenziamo pure. Questo è un cazzo pure questo, ma potevo potenziare 9000. E vabbè, niente. Alla prossima. Abilità. Lancio. Ah, questo? Tieni premuto L2 e R1 per caricarlo. Allora, applico un gettone mod per aggiungere un effetto. Danno. Stordimento. Ok. Questo? Se lo tiro e poi lo sfondo, ok. Mischia. Con R2. Questo col punto di vista anche. 5. Ok, questo mi piace. Poi mettiamo pure questo qua. Senza barcollamento. Fatto. Ok. C'è quella fottuta cosa che canta. Che cosa? Va bene. Dov'è quella bastarda? Ah, c'è Un quel. orco! Non si passa se quel bastardo continua a colpirci! Allora, avviciniamoci! Le vorrei avvicinare. All'orco! E salta. Cazzo, e non va. Tarda. Attento. Esplode là, però. Noi qua dobbiamo andare, ma non ci fa andare. Come cazzo facciamo a passare? Aspetta, se non ci fa andare da qui perché c'è l'orco, ci dobbiamo andare con la barchetta. Vediamo. Non ci fa passare sto pezzo di merda. Vediamo che la barca.
la barchetta, se ci fa andare. Là c'è un'altra sfonda, c'è un'altra barca. Mimir, tu conoscevi Garam? Perché era legato innanzitutto? Ah, la sentinella di Hel. Credici o no, sì, un sì. Tempo Midgard era più grande. Poi a Garm, che era un cucciolo, venne fame. Mangiò Midgard? Solo qualche catena montuosa. E la quinta stagione, quella tra l'inverno e la primavera. E la parola che indica quando hai talmente tanta fame che ti passa la fame. Mi prende in giro. Non potrei. Aspetta. Mai. Ci sarà la volta. Scusa, ma qua non eravamo. Eravamo già venuti qua. Ma sì, da qui ci siamo già passati. Quindi lasciamo stare questo. Qua dobbiamo lasciar perdere, l'avevamo già fatto. Scendo qua. Ma qua no, qua non c'ero venuto. È ferita, ah. Mettiamo fine a tutto. Dove sei, puttana? Palle. Se ne è scappata di nuovo. È di nuovo in fuga. Sì. Seguiamo il sangue. Seguiamo il sangue. E no cazzo sta sto sangue. Dice seguiamo il sangue, dov'è il sangue, scusa? Per forza di là devo andare. Forza da qua. Là c'è quel bastardo. Là c'è un altro passaggio. Allora, no, un altro passaggio. Qua dove siamo? Ah, ecco. Ingresso della giungla. Abbiamo fatto tutto il giro. La missione è qua, del drago. Quante cazzo di cose che ci sono in questa giungla. Allora, abbiamo rifatto tutto il giro. Siamo arrivati all'inizio, quindi devo prendere una barca. Senti, Mimir, quindi come lo catturarono, Garm? Fu opera di Tyr. Attirò la bestia in un luogo sicuro e la mantenne distratta facendole mangiucchiare il suo braccio. Quando gli furono messe le catene e la porta per Elain fu aperta, Garm staccò di netto il braccio a Tyr per punirlo. Ma a Tyr manca un braccio. Beh, poi gli è ricresciuto. È un dio pieno di risorse dopo. Dove cazzo era? C'era il coso là, il pomo blu da prendere. Dove cazzo è? Scendi un attimo. No, qua siamo partiti da qua. Ma c'era il pomo da prendere. Allora
Dobbiamo andare per forza dall'altro lato. Mimir, cos'è che dicevi prima di Sif? Che quando la conoscevi non era una brava madre? In tutta franchezza è proprio così. In una cultura dissoluta come quella degli Aesir, il concetto di femminilità è da ricercare in guerriere e bevitrici accanite. Eccola. Che fosse nella lotta brutale contro i nemici o durante la crescita anch'essa brutale dei loro figli, lei e Thor non erano mai sobri. Che vuoi dire? Oh, fratellino, Runico, so che non hai avuto un'infanzia facile, ma non ti immagini quanto possa essere ancora peggio. Fermo. Finiremo dopo. Ci siamo? Chiamo altri fuochi fatui! A terra! Le mortacci. Frecce, fratello, frecce! Chi alfa! Ancora. Ah, escono da qua. Crepate. Maledetti porci. Ok. Dov'è la strada qua? Siamo dall'altro lato o sbaglio? E come cazzo andiamo su? Là ci sono già stato. Dobbiamo passare da, da qui con la barchetta. Ma vediamo. Credo proprio di sì, perché non vedo altre strade qua. Quindi, andare via sta barchetta. Qua? Ad Asgard ho visto Dino con alcuni nuovi Ainerir. Sembravano senza ragione. Poi ha lanciato un incantesimo e ha restituito loro l'identità. Okay. Già. Era un suo vizio, anche quando erano confinati nel Valhalla. Credo che restituire loro dei ricordi fosse un ulteriore modo per ingannare la morte in ogni modo possibile. Ma non mi sorprenderebbe se insieme a quel dono conferisse loro una lealtà imperitura nei suoi confronti. Se proseguiamo saremo proprio sopra l'orco. Dobbiamo essere pronti. Vai, va. Dobbiamo fare secca sto bastardo. Lottiamo! Alla tua sinistra! Ma non gli faccio un cazzo! Ma che è? Sei impallato! Cazzo!
Vaffanculo. Ma che cazzo? Alla bastarda. Ma no, è qua. Si è impallato, perché non lo becca questo? Non lo becca, guarda. Guarda. Niente, sempre al lato. Fammi una cosa, riavvio il checkpoint. Per forza, ragazzi. Sempre al lato, non lo prende. A uno l'ha ammazzata e l'altra proprio è come quando che manco c'è, è invisibile. Riavvio il checkpoint, dovremmo ripartire sempre da qua. Sì, però che palle ho. Abbiamo fatto una marea di missioni secondarie, anche mezza cosa e altri fantasmi di missione abbiamo. Andiamo. Lottiamo! Sì, ci penso io! Ecco qua, vedi? Levate dal cazzo! Vieni a dare i cazzotti all'amichetto tuo, vieni! Vieni qua adesso. Bravo. Cazzo. Se l'hai portato via. Meglio così. Era nostro, stronzo opportunista. È tornato sul suo trespolo, inseguiamolo. C'è degli orchi, perfetto. Perfetto, quindi abbiamo fatto. Oh, questo? Giocato? Vuoi trovare tuo figlio? Grazie, non vedo l'ora di riabbracciarci. Gli darò questo giocattolo e gli racconterò delle persone che mi hanno aiutato. Ora puoi aiutarci tu. Che cosa hai visto quel giorno? Sì, ora ricordo. Il giorno in cui la valle fu distrutta, Thor girava per la città agitando il martello come un folle. Tutti erano terrorizzati. Poi una guerriera bionda lo affrontò e nacque uno scontro. Fu davvero coraggiosa. Ok. Vittima di guerra già completato. Fei, fratello. Sì, mamma contro Thor. Non capisco se Fei sia stata audace o spavalda. Pochi possono vantarsi di aver affrontato Thor. Fei non l'ha mai raccontato. Tutti hanno segreti. Non siamo sicuri che quella fosse Fei. Adesso ci farà passare da lì, a proposito. Solo un modo per scoprirlo, fratello. No, adesso possiamo andare. Possiamo andare. Cos'è?
C'era solo questo da rompere? Va bene. Quindi sì, perché noi da lì che non potevamo andare, che c'erano i bastardi che ci tiravano le pietre, quindi si ritorna indietro, si riprende la barca dove abbiamo bruciato le cose, ci andiamo. Qua c'è un tesoro. Mimir, non so come chiedertelo. Odino mi ha raccontato delle storie, tipo come ha perso l'occhio, dove i dettagli sono diversi rispetto alle storie che mi hai raccontato tu. Mi fido di te, certo, ma non capisco perché dovrebbe mentire su cose simili. Quasi un'altra parte. Ragazzo, ricorda una cosa sui bugiardi. Mentono. Lo fanno per principio. Non importa quale sia la questione. Mentono tutte le volte. Bene, ora puoi aprire quel cancello senza che l'orco ci lanci roba addosso. Appunto. Apriamo il cancello, innanzitutto. Occhio a sinistra! Che cazzo! Sì, ma io non devo venire qua adesso. Interessa di venire qua. Ci veniamo dopo qua. Qua ci veniamo dopo, raga. No, dobbiamo tornare in... per salire. Ah. Qua all'inizio. Qua era l'inizio. E qui? Lì c'è la catena, c'è una cosa da prendere. Ma dove da cazzo si va? Non era qua, qua da, non era dove abbiamo abbattuto quella bastarda. Allora. Fratello, volevo chiederti della tua terra. Ho sentito che lì gli dei padroneggiavano ogni tipo di potere immaginabile. Fulmini, fuoco, tutto quanto. Allora. Come feci io, per molti anni. Oh, e non riesci a ricordare quel tipo di magia? Sì, qua. No. Ho provato. Frey ha detto che la magia è legata alla terra. Forse okay. I tuoi poteri sono morti con la tua terra. Beh, forse è meglio così. Il passato è passato, eccetera, eccetera. Ok, andiamo qui. Dov'era? Qua? Esatto, qua. Via libera. Quel drago starà tremando come una foglia, credo. Ah, stiamo arrivando al drago. Quando ci avvicineremo al drago, si vince o si muore. Chiaro? Sì, padre. Dai. E che cazzo, dai. Una scia dei morti, uccide il drago. Ok, dobbiamo fare questo e poi ci salutiamo. Forza! Vieni, bastardo. Dove cazzo vai? In arrivo! Hai capito che ti sfondo. Vieni qua. Vieni. Scappa!
Pezzo di merda. Bravi lupacchiotti. E crepa bastardo. Finito. Direi. Nemmeno quell'orco si alzerà facilmente, credo. Sento gli animali. Sono sollevati. Forse usciranno dai loro nascondigli. È più fruttuoso. Con questo ora abbiamo eliminato circa la metà dei draghi di questo cratere. Ok. Sento gli uccelli. Fanno il tifo per noi. Che carini. Ok. Abbiamo fatto tutto. Scenda a butta sta cosa e siamo a posto. Ok ragazzuoli, non abbiamo ancora trovato la clessidra, ma la troveremo, non vi preoccupate. E niente, quindi abbiamo battuto parecchi mini boss. Ci manca ancora quella fottutissima, il centauro là, dobbiamo seguire il sangue, secondo me basta andare da quella grotta dove stavamo andando. Comunque niente, ci salutiamo qui e ci si vede alla prossima. Un saluto a tutti raga.